stata una dimostrazione. Siete passati dal trivellare qualsiasi zona di questa regione al quasi dire siamo per le trivelle zero, salvo poi dimenticarvi di emanare un documento fondamentale per fermare l'iter dei permessi di ricerca. Avete sulle limitazioni degli Euro 4, abbiamo addirittura il sindaco di Bologna che si è spinto fino a dire che questo provvedimento è stato un errore dei sindaci che hanno addirittura si sono permessi di privilegiare la salute, quando Bologna nel 2017 doveva essere la città, la capitale mondiale dell'ecologia. Allora io mi sento in questo momento di voler in qualche modo rassicurare gli elettori del Partito Democratico, che immagino in questo momento siano un attimo confusi, e vorrei dire loro di stare tranquilli, perché il presidente di questa regione è sempre quello che si straccia le vesti per la bretella Sassuolo-Campo Gagliano, l'autostrada Cispadana, anche qui mancano i soldi, nemmeno il coraggio di assumersi la responsabilità dei propri fallimenti, e il passante di mezzo con i soliti 10 milioni di veicoli in più all'anno, tra l'altro tangenziale, che non è nemmeno come dire, coinvolta nelle misure restrittive e passa proprio a pochi metri dalla città, voglio dire. E il Partito Democratico è sempre quello, tra l'altro di queste opere si parla da 40 anni, il problema dell'inquinamento avevate e avete avuto tutto il tempo per risolverlo. Dovremmo essere una regione all'avanguardia, vista la situazione climatica, sicuramente colpa anche delle, come dire, dell'orografia del territorio, però voi avete avuto 40 anni di tempo per trovare delle soluzioni, dovremmo essere all'avanguardia sul trasporto sostenibile e siamo ancora qua a dire euro 4 sì, euro 4 no, boh, forse. Siamo Bologna, capoluogo di questa provincia, che ancora non ha un servizio ferroviario metropolitano che può dirsi degno di questo nome. Per fare un esempio, siete sempre quelli che mettete in campo e pagate dei mezzi ibridi, degli autobus ibridi doppi, li fate viaggiare dalla stazione a Fico vuoti. Siete sempre voi e siete sempre quelli che ancora non hanno attuato questo benedetto registro dei tumori regionale. Siete sempre voi che oggi venite a fare gli ambientalisti e siete sempre quelli che a Bologna si parlano di ambiente, di tutela della salute, per il servizio di car sharing hanno comprato delle auto a benzina. Siete sempre quelli che promuovete l'incenerimento dei rifiuti e delle biomasse, siete sempre quelli che promuovete il mega impianto a biometano a Sant'Agata, ricordo che i mezzi che circolano porteranno i rifiuti da 3 province. Allora, dire PD e ambientalismo è francamente pura fantascienza. Oggi state cercando rigirare la frittata, ma voglio dire, è chiaro a tutti che ambientalisti proprio non siete, siete sempre voi. Tra l'altro, a dimostrazione di questo, c'è anche un segnale che è stato dato da Sinistra Italiana, che su questo emendamento voterà in dissenso dalla maggioranza, a dimostrazione del fatto che l'ambientalismo del PD non è semplicemente ambientalismo, è una presa in giro che ha ripercussione sui cittadini e sulla tutela della loro salute. Qui lo dico sinceramente, è mancata la volontà politica di mettere in campo misure serie a fronte di un provvedimento inserito nel piano. L'avete scritto, le limitazioni degli Euro 4 probabilmente ve ne siete dimenticati, non vi interessava più di tanto e oggi venite qui a fare gli ambientalisti. Credo che ci voglia un po' più di serietà nel gestire questo tipo di problematiche. Ripeto, la tutela della salute dei cittadini e la qualità dell'aria non è un tema che ci si può inventare di gestire dalla sera alla mattina. Servono dei provvedimenti seri, ma soprattutto complessivi, perché la cosa delle domeniche ecologiche, Euro 4 sì, Euro 4 no, non basta, bisogna che la qualità dell'aria e
la questione dei trasporti sostenibili, che devono essere sicuramente in sostituzione della mobilità privata, sono discorsi che vanno presi seriamente con misure strutturali. Non si può venire dalla sera alla mattina a dire inseriamo nel piano l'Euro 4 poi dalla sera alla mattina perché qualcuno si lamenta, allora no, però forse per convenienze elettorali torniamo indietro. Bisogna essere seri e voi seri non lo siete stati.